Per quanto se ne dibatta, tutti sembrano essere più o meno d'accordo. Crisis Core è il pezzo più riuscito della compilation di Final Fantasy VII. L'Action GDR per PlayStation Portable approdato in Europa nel 2008 viene tutt'oggi considerato un titolo solido e avvincente, forte anche di un protagonista memorabile, Zack Fair. Un titolo che si appresta a tornare con Crisis Core Reunion, remake grafico svelato durante lo stream celebrativo per il 25esimo anniversario di Final Fantasy VII. Diamo un'occhiata al trailer. Crisis Core è incentrato sul personaggio di Zack Fair ed è a tutti gli effetti un prequel di Final Fantasy VII. Il titolo ne espande il background narrativo, approfondendo l'organizzazione dei Soldier e inserendo nel mix una discreta schiera di personaggi, tra cui anche un antagonista infilato a forza nella lore originale di nome Genesis. Un personaggio divisivo con poteri eccezionali e che parla prevalentemente citando un poema intitolato Loveless. Zack rimane comunque il fulcro della trama e il suo legame con Final Fantasy VII e i suoi protagonisti è straordinariamente forte. Un focus quello sul giovane soldato che va a discapito di altre figure iconiche, ma che se non altro rappresenta un motore trainante più che valido per avanzare nell'avventura. Considerando che nel filmato lo script originale sembra replicato senza alcuna variazione, sospettiamo che Reunion non metta in campo modifiche significative alla storia o ai dialoghi. Tuttavia qualche ritocco non è escluso, perché il ritorno di Crisis Core potrebbe essere parte di un piano più ampio, per certi versi anticipato da Tetsuya Nomura con le sue ultime dichiarazioni sui social. Final Fantasy VII Rebirth pare infatti volersi distaccare molto dall'originale per proporre una linea narrativa differente. Reunion assumerebbe così ancora più senso, anche solo per la volontà di mettere la nuova fanbase in pari con avvenimenti e personaggi appartenenti alla compilation. Considerata la tendenza di Nomura a spargere informazioni altrove per recuperarle poi con le collection e remaster, siamo abbastanza convinti che anche in questo caso il piano sia più o meno questo. I modelli dei personaggi principali appaiono completamente rifatti, con un livello qualitativo che ben si sposa con Final Fantasy VII Remake. Molto meno significativo sembra invece il lavoro eseguito sulle mappe e su certi nemici, dove l'upgrade grafico sembra essere più marginale e prevalentemente legato a texture nuove di pacca. Nel complesso, comunque, il lavoro si presenta come tutt'altro che superficiale e ci sembra fatto apposta per diventare parte integrante della nuova mitologia di Final Fantasy VII che il team attuale sta creando. Dal punto di vista del gameplay, invece, siamo ancora una volta al cospetto di un GDR action in tempo reale. La sensazione è che verrà svecchiato in modo significativo dal punto di vista del combattimento, specie nelle manovre base. Tuttavia, il sistema di materia utilizzato nell'originale è ancora al suo posto, accompagnato da quello della slot machine. Si tratta di un curioso elemento casuale che offre bonus o la capacità di eseguire delle devastanti limit quando tre figure uguali si allineano durante uno scontro. Meccaniche forse non molto intuitive, ma che già all'epoca non erano niente male. Gli elementi casuali potrebbero essere resi più regolabili e crediamo che rinnovando qualche elemento, Crisis Core resti godibilissimo ancora oggi. A farci storcere il naso è stato piuttosto il doppiaggio in inglese, molto più robotico e innaturale rispetto a quello del remake del 2020. Crisis Core Reunion rappresenta una gradita sorpresa, tuttavia il rischio che possa trattarsi di un'operazione in generale più affrettata e meno curata rispetto a Final Fantasy VII Remake esiste. Sarebbe un peccato se il piano di Square fosse quello di integrare maggiormente Crisis Core e le sue vicende con Final Fantasy VII, ma nel complesso è comunque un ritorno apprezzabile, che permetterà a molti fan di affrontare un titolo di ottima qualità. Voi cosa ne pensate? Avete mai provato il capitolo originale per PSP? Diteci la vostra nei commenti qui sotto e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su tutti i suoi canali, a cominciare ovviamente da YouTube, dove vi consigliamo anche di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi video come quelli qui accanto. Grazie e alla prossima!